spero che questo paese cresca e diventi un paese europeo, perché siamo ancora in una, parlo naturalmente dell'influenza che ha purtroppo la Chiesa, che ha ancora una filosofia medievale per quello che riguarda riguarda tutto, guardi, sì. Guardi, eutanasia, preservativi e via dicendo, sono una cosa, la Chiesa se non si rinnova muore. Io vorrei tanto che questo Papa, che parla molte lingue, soprattutto tedesco, non mi sembra. Il tedesco lo parla benino. Beh, tedesco, sì, benino, sì. Anche lei parla bene italiano. Che senza dubbio, se comparesse al balcone, il famoso balcone in Piazza San Pietro, con la sua voce però vestito come Himmler, si farebbe svenire dalla paura molti ebrei in piazza, devo dire con molto rispetto signor Rotondi, questa è una provocazione inacettabile, c'è un limite no, abbiamo chiuso, basta, ha ragione, no, c'è un limite anche all'ironia, io. Ma lei chi è, un sacerdote? No, il signor Rotondi, ministro per l'attuazione del programma. Sono un cattolico. Ma questo energumeno, per favore. No, io sono un cattolico che... Guardi, ma avete rotto i coglioni con la telefonata? Ma no, guardi, adesso io finisco di dire... Lei non ha il diritto di dire cose. Allora, ciao. Lei non ha il diritto, no, voglio dire. L'ironia è sempre accettabile e anche quando è diretta alle cose sacre può avere una sua gradevolezza. Ma la mancanza di rispetto assoluta verso il pontefice mi pone in condizione di esprimere un dissenso totale, non solo nei confronti del signor Villaggio, ma della scelta di dar voce, sia pure indirettamente, a quella che, lasciamo perdere se è una bestemmia, ma è una mancanza di rispetto, è una mancanza di rispetto agli ebrei che sono morti davvero, e ha un accostamento che è più offensivo per gli ebrei e i tedeschi che non per lo stesso pontefice. Nel senso che trovo che sia una cosa molto infelice.